Allora intanto buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Eccoci qua, facciamo così, facciamo così, facciamo uscire qui, facciamo rientrare. Ecco anche Marco, bla bla bla. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti quanti. Riapriamo i microfoni, Cristiano, di Nicola. Buongiorno. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Buongiorno a tutti. È bello alla luce del sole, che bello! Non stiamo alle nove finalmente. Non facciamo più i vampiri. Siamo alla luce del giorno. Sì. Luce del È È vero. Vero. Siamo alla luce del giorno. Allora, Giulia, buongiorno. Antonella, Grazia, Pina, Sara, Betty, Monia, Maria Teresa, Loredana, Anna, Maria, Laura, Massimo, Roberta, Attilio, buon pomeriggio. Condividete questa diretta a tutti quanti. Mi raccomando, eh. non, fate, no, no, non fate gli egoisti, condividetela anche verso il salone quello che è a fianco a voi. Eh. Tanto, se si è posizionato, non è un problema. O no, esatto. Nico, eh, esatto. avete eh. due mercati differenti. Quindi. Esatto, non fate gli egoisti. Perché eh, se siete posizionati non, non avete problemi, condividetela perché, insomma, noi lo facciamo volentieri, ma deve arrivare a più persone possibili. Poi la diretta di oggi. È molto importante perché, insomma, la smettiamo un po' di, di, di piangerci addosso e col sorriso pensiamo a e cosa dobbiamo fare, qual è la grande occasione che abbiamo oggi. Quindi condividetelo tutti e salutiamo un po'. Ciao, Erika, Lauretta. Ciao Simonetta, Leo, Giulia, Cristina, Massimo. Eh, volevo fare i complimenti in diretta a tutti. Massimo Giusta, abbiamo visto un video che ha fatto, è un audio perfetto. Io che sono a Bravo, ha un audio che è fantastico, si sente da Dio proprio. Bravo, bravo, bravo Massimo, bravo. Faccio, ti faccio un applauso così poi dalla regia mi dicono se si sentono gli applausi, ecco che ti piacerebbe perché ieri... No, noi, noi li sentiamo, vorrei sapere se lo sentono anche da fuori, perché poi ieri mi facevo questi problemini che da fuori non si sentivano, anzi mi tolgo questa musica che tanto so che non si sente. Va bene, allora eh, condividete, come ho detto, oggi diretta importante perché insomma parleremo eh, dei video, di come fare i video, perché abbiamo dato i consigli su cosa bisogna fare, eh, ma io mi devo mettere sotto qualcosa, se no non mi piace. Abbiamo dato i consigli di come bisogna fare, ma oggi insomma, andremo poi eh, al punto chiave. Vi ricordo che potete farmi le domande e farci a tutti, siamo qua sempre. Io ringrazio anche chi viene, anche se non è il suo di tema, oggi toccherà a me essere un po' più invadente perché così ci facciamo compagnia a tutti, perché poi se arrivano domande a cui eh, che, chi diciamo, tiene le regole del tema del giorno. Non, non sa rispondere, eh, intervengono gli altri e quindi un ringraziamento va sempre ai miei compagni di viaggio in questa eh, avventura. Allora, eh, oggi parleremo eh, un po' più precisamente di video, quindi come dicevo fatemi le domande perché eh, lo, lo, lo saprete, insomma perché le domande le metto qua, parlo, è partita la diretta, sì è partita la diretta perché... Eh, siamo qua quindi su questo è sicuro. Allora, eh, i video eh, facciamo un piccolo passo indietro. È eh, due giorni che lo diciamo: che cos'è che possiamo fare noi oggi in questo momento? Che cosa possiamo fare per eh, affrontare quello che è, non è controllabile? Per capire che cosa si può fare in questi giorni in cui siamo fermi, se non è chiuso e noi possiamo eh, lavorare, possiamo fare marketing, possiamo produrre contenuti, eccetera, eccetera. Eh, la grande occasione è quella che state vedendo. Guardate cosa sta succedendo: noi siamo in diretta alle tre del pomeriggio di giovedì una roba impensabile, io e Nicolas facciamo dirette, video, ma mai ci saremmo sognati nella vita di fare di solito a quest'ora no, Cristiano o Marco facciamo magari qualche call tra di noi privata, eh, insomma, eh, lavoriamo sull'evento, eh, costruiamo applicazioni, ci confrontiamo. È una bellissima sensazione questa del al pomeriggio possiamo fare una diretta, eh? cioè di poter avere questa libertà anche a livello di tempi. È, vero, è strano, è una cosa strana. Sì. E, e, e ci capita questo e va bene e noi lo facciamo e, e voi siete lì avete questa grande occasione cioè di un sacco di tempo da investire nel marketing un sacco di tempo da investire in quello che dovrete preparare per quando si ritorna perché questa grande visibilità eh, ci dà questo vantaggio cioè di essere visti molto molto più di prima e oggi vi spiegherò come possiamo eh, sfruttare tutto questo vantaggio che abbiamo improvvisamente, non guardiamo tutto nero, guardiamo eh, anche le cose positive. Abbiamo questo pubblico impressionante e possiamo utilizzarlo per eh, farci vedere. E che cosa possiamo utilizzare per farci vedere? I social network, perché è lì dove le persone stanno, stanno di più. E l'unica cosa che possiamo fare, lo ripeto, la rifaccio questa introduzione perché tutti lo devono capire, perché oggi anche nelle chat nostre private del club... Ho sentito qualcuno che si è messo a parlare di Assisto sì, pensando a come riempire di appuntamenti il salone quando riapriamo. Altrimenti, quando riapriamo, dobbiamo solo rispondere al telefono finché mettiamo gli appuntamenti. Ci vuole del tempo. Sì, va bene. Non eh, certo che se questo lo facciamo attraverso mega sconti e che lanciamo domani perché poi, eh, insomma, come strategia globale mi sembra un po' debole. Saranno degli strumenti, ma mi sembra un po' debole. Preferisco puntare su una strategia più. Forte, eh, che abbia un obiettivo più potente e che magari eh, abbia bisogno di più mh, sforzo da parte nostra, ma che può essere utile. Magari, ecco, Nicolas, guardami tu le chat eh, e dimmi qualche messaggio ogni tanto che io magari me le perdo parlando, così poi posso rispondere eh, alle domande e, e, e continuo eh, a spiegarvi. Dicevo, sì, ce l'ha già? No. no, 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 yes, come conferma, yes, ah, ok. Perfetto, perfetto. Allora, e dicevo, e la strategia deve essere più potente, cioè ve la faccio molto molto semplice. Noi dobbiamo uscire da questa roba qua. Più famosi di prima, vi piace come, come situazione. Più famosi di prima. Anzi, vorrei, vorrei fare anche un po', Nicola, se tu sei d'accordo con me. Vorrei fare anche una diretta anche più divertente. Non voglio essere palloso, come siamo stati in questi giorni tristi. Tutti, no? Siamo stati. Madonna mia, mo' c'è Conte, adesso parla. Oddio, che okay? tutti chiusi. No, dice, Conte è. non dovrebbe parlare. Meno male, eh? teniamo tutto così fermo. Esatto, oggi conto Vorrei mettermi anche qualche effettino, qualche cosina. Voglio essere un po', un, po', un po' sereno, cioè, partendo dicendo: Giusto, non abbiamo un problema. Allora, noi dobbiamo arrivare a eliminare questo problema. E il grande vantaggio è che dobbiamo diventare più famosi di prima, ve la dico proprio semplice, famosi, conosciuti, l'autorevolezza, il brand, è quello, no? Quando Nicolas ieri diceva Apple, Coca-Cola, no? Parla sono brand famosi, noi siamo un brand, la nostra azienda è un brand, noi dobbiamo diventare più famosi, cosa vuol dire se diventiamo più famosi? Vuol dire che quando riapriamo avremo più clienti nuovi, più clienti degli altri. Questo è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere noi in questo periodo. È qui che dobbiamo fare lo sforzo, perché adesso abbiamo, tra l'altro, una visibilità esagerata, vi siete accorti, come Facebook è rinato improvvisamente, come se andate su Instagram, sembra, a parte le storie dove c'è qualcuno che dice chiudo, eccetera, eccetera, ma lì sembra un po' tutto rallentato, sembra che il virus sia arrivato meno. Meno presente, eh, TikTok, lasciamo perdere. In un momento in cui stavo già pensando a come parrucchieri dovessero usare TikTok, guardate come le cose poi cambiano improvvisamente e Facebook, che in questo momento io lo, lo so Zuckerberg che aveva paura di, 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 di TikTok, che sta dicendo Godo come un riccio. Eh, questo è Zuckerberg Godo come un riccio. <ride> questo Godo è Zuckerberg che è proprio gode di brutto perché dice, hai ah, visto TikTok? lo voleva comprare, pensa che TikTok è dei cinesi, non so se lo sapete TikTok è cinese, e quindi sta roba che poi il virus parte da. da la Cina eh, e adesso Facebook esplode e lui sta godendo, e quindi noi dobbiamo approfittare in questo momento di questo vantaggio che abbiamo. Perché? approfittare e attenzione non farci dimenticare, l'ho detto anche ieri e anche l'altro ieri. Non farci dimenticare dai nostri clienti, non dobbiamo farci dimenticare. Non vi fate venire l'ansia, la tristezza addosso, Dio adesso, che faccio tanto lo sappiamo, il virus non lo controlliamo, i decreti non li controlliamo, quanto durerà non lo controlliamo, quanto perderemo non lo controlliamo. E allora facciamo quello che possiamo controllare. Possiamo diventare più famosi, la dico così semplice. Per quando torneremo? Quindi, non farci dimenticare dai nostri clienti e farci vedere dai clienti degli altri. Ecco la grande occasione. Ieri, Nicolas, chi si è perso poi la diretta di ieri sera, la trova sulla pagina. Che ha parlato del posizionamento e poi, dato che l'abbiamo anche un po' troncata perché è arrivato. Conte, io vi ricordo, passa anche qui sotto. Avete il cloud dei parrucchieri per un mese gratis con un'area riservata. Con dentro, credo, 20 ore di video solo sul posizionamento. Quindi potete guardarli, capirli, approfondire. Anche le cose che dirò oggi si possono approfondire, specialmente sulle app, i trucchetti, eccetera, eccetera. E quindi la grande occasione è quella di non farsi dimenticare e di farsi vedere dai clienti degli altri, visibilità a manetta. Quindi non ascoltate chi vi dice di preparare i contenuti oggi e magari anche super fighi, di, di una roba mostruosa, perché al 99% di voi cadono le palle. <ride> non appena vi dice dovete fare una roba, cosa telecampo, il logo. Tutto. Cioè, in, infatti, ti aggiungo, eh, sì. non c'è una domanda specifica, eh? mi sto assegnando poi le domande prossime. però in realtà c'è. Cioè, nella chat c'è cioè un po' l'idea del ma io come faccio a iniziare cosa posso per non far brutte figure non ho mai fatto cosa devo fare ecco esatto bravo. prendo questa bravo prendo guarda loredana piccione che dice mannaggia e chi è solo all'inizio come me da cosa può partire per non sbagliare e improvvisare esatto loredana è quello che sto dicendo quello che dirò oggi per fare in modo che tutti Prendiate questa occasione chi ha un livello 1, chi ha livello 3, chi ha livello 10, ma tutti non dovete pensare: 'Oddio, i video! Quanto è complicato, come è complesso. Non lo posso fare, quindi non lo fate.' Quindi eh, arriverete poi a quando si riaprirà: 'Così a rispondere al telefono per vedere chi, chi è rimasto per chiamarvi'. No, assolutamente no. Allora, eh, grande occasione, pubblico eh, incredibile. Vi dirò anche oggi, vi dirò anche qualche trucchetto per far girare i, i vostri video senza sponsorizzate, ma vi dirò poi, faremo una puntata anche a parte sulle sponsorizzazioni perché poi questo è il momento di sponsorizzare. Dovete assolutamente buttarvi in contenuti. E allora i contenuti, parte numero uno, se già facevate marketing e quindi per marketing intendo avete un posizionamento, avete costruito foto, video che vi eh, che spingono il vostro unico messaggio, un unico messaggio, uno... Solo oggi nelle chat ho sentito bellezza a 360 gradi. Non è un unico messaggio perché che non c'è nessuno che fa la bruttezza a 360 gradi e nessuno che fa la bellezza a 91 gradi o 90 gradi, che è una battuta, e neanche a 180. Non esiste. 360 gradi vuol dire troppa roba, vuol dire tutto. Quindi quello non è un posizionamento. Ma se già avevate un posizionamento, già comunicate, già avete una foto riconoscibile, già fate un video, già fate blog, sponsorizzazioni, dovete assolutamente continuare. Dovete assolutamente continuare. Dovete assolutamente continuare. Questo è quello che ho detto. Non dovete arretrare di un millimetro. Seconda cosa, è il momento di fare un pezzo in più. Il paese è a casa, le vostre clienti sono a casa, i clienti degli altri sono a casa. Benissimo. È il momento di aiutarli perché i contenuti servono anche per questo. La comunicazione è fatta di contenuti non è compra questo, vieni da me, prendi questo, tieni lo sconto. La comunicazione è fatta di contenuti. Noi stiamo facendo contenuti adesso e questo è il nostro modo di promuoverci, di far capire se tu che stai ascoltando è giusto che sia qui, perché quello che ti stiamo dicendo è qualcosa di valore. Sarai tu a stabilirlo, ma io sto mettendo in campo tutto. Io non ti dico "vieni da me qui nell'angolo che te lo dico di nascosto". Quello era il vecchio modo, qualcuno lo fa ancora così, ma noi non lo facciamo, perché internet è diverso, c'è tutto su internet. C'è la formazione, ci sono i modi per fare i contenuti e quindi la stessa cosa dovrai fare tu tutti sanno tutti i parrucchieri sanno come si lavano i capelli in un certo modo come si lavano i capelli io ne so meno di voi per mantenere la cute in un certo tipo come si lavano i capelli per non far non fare come si dice non far perdere il colore come si Pettinano i capelli con la spazzola, come si usa la piastra lo sanno tutti, ma questo è il momento di dirlo non ai colleghi, ma di dirlo ai vostri clienti. Esatto, ma infatti secondo me la paura un po' è quella di pensare di dire cose superficiali, no? Ma sì. Esatto. Tutti lo possono sapere, chi è che non lo sa, no? Che il problema del tecnicismo, io sono un tecnico, queste cose le, le vedo come superficiali, ma magari sono superficiali per te e per una cliente che non ha mai toccato il capello non sa manco come si lavano i capelli, quindi... I, esatto. in, 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 non sono poi così superficiali per certe persone. Esatto, ha ragione Nicola. Vi dovete dimenticare di tutto quello che date per scontato, cioè al contrario, vi dovete ricordare di tutto quello che date per scontato e non deve essere scontato. Deve essere assolutamente una cosa fondamentale. E attenzione è chiaro che se non fate marketing già e non avete un posizionamento avete un primo problema perché altrimenti lo dimentico cioè ho detto se avete un posizionamento e, e fate marchi dovete continuare se non avete fatto niente e non fate niente fino adesso avete già un problema perché le persone si dimenticheranno in fretta di voi perché? perché questo sarà un, un momento in cui molti coglieranno la palla al balzo perché io lo sto dicendo qua pubblicamente, e quindi molti lo ascoltano, molti lo fanno, e quindi molti potranno superarvi. Non vi fate fregare, perché l'ho già detto, qui in questa chat ci possono essere saloni che stanno a 10 metri di distanza. Ma se hanno capito che si devono posizionare, uno è l'esperto del biondo, l'altro fa i tagli eh, con i colori, colori nutritivi, Ta, che sono a fianco. Noi abbiamo lavorato con clienti a, a vetrina contro vetrina. Quindi non, non vi preoccupate di quello, ma ragionate che molti lo faranno, molti non lo faranno. Molti, molti di voi che state ascoltando adesso, in questo momento, anzi, faccio così, 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 guarda, faccio così, così mi vedi meglio. Faccio un attimo così. Tu, che stai ascoltando in questo momento, non tu, non tu, quello dietro, tu. Tu non lo farai, tu ascolti, stai ascoltando adesso, ascolti me e dici sì, sì, sì e non lo farai. Non lo farai per mille motivi, perché hai paura, perché non hai capito, perché non ti senti pronto, perché non c'hai voglia, perché pensi che è una cagata. Ci sono vari motivi per cui non lo farai. Tu avrai un problema, questo è il mio, è il mio pensiero. Torno a, con tutti gli altri, no, questo quelli... vis-à-vis, vis -vis, ti guardo. Sì. Occhi, entro, esatto. mi, sono messo, mi sono messo davanti. Allora... Eh, quindi, grande occasione video. Cominciamo a entrare un po' nell'argomento. Benissimo, ma io non so fare video. Che video faccio? Di cosa parlo? Eccetera, eccetera. Ecco, ah. Dada Masi che aggiunge: Ma io ne ho fatti 23, tutti cancellati, per esempio. Quando in realtà il perfetto non ti verrà mai, perché quando inizia a fare video ne fai 8000 e tutti ti fanno schifo, ma in realtà già vanno bene, cioè, per esempio. Ecco, anche questa è una cosa da, da, da pensare. Eh, con i video, specialmente chi non li ha mai fatto, ci sono dei problemi all'inizio, ma oggi vi darò tre modi per fare i video, anche se non li hai mai fatti. E ti assicuro che uno di questi sarà il modo, il modo perfetto per te. Allora, rimaniamo un attimo sulla parte generalista. Cioè, che cosa devo fare nei video? Allora, è chiaro che se tu sei posizionato, per te è molto più facile, perché anche se sei generalista puoi comunque infilare dentro il tuo posizionamento. Faccio un esempio molto chiaro. Se tu sei l'esperto dei ricci, dei ricci, non di qualunque altra roba, dei ricci, è chiaro che tu puoi dire, oggi vi dico, vi faccio capire, vi faccio vedere come si lavano i capelli ricci. Ecco, se tu dici, io vi faccio vedere come si lavano i capelli, guadagni eh, autorevolezza nella categoria, diceva Nicholas, la categoria parrucchiere se tu dici come si lavano i capelli ricci guadagni autorevolezza nella categoria più stretta parrucchieri di capelli ricci e quindi sei più potente perché sei più forte perché sei lo specialista è come andare dal medico di base dal medico specialista quello di base se ti dà una medicina da farmacia da 3 euro te la meni per i 3 euro invece lo specialista 250 euro glieli dai anche in contanti è la, stessa, è la stessa identica cosa, né più né meno. Allora, i temi, ripeto. Partite da qualunque roba, lavare i capelli, asciugarli, la piastra, eh, il fondo, eh, la, sp la spazzola, il pettine, eh, la, beh, la piega in un modo, curva, rotonda, la piega quadrata, la piega liscia, la piega riccia, la piega mossa, mille altre robe, I il prodotto che va usato, quello che è meglio, la cute, i grattamenti, tutto. Sapete tu, noi qua siamo quattro ignoranti, scusate se mi sono per me. Siamo quattro ignorantori. Sì, abbiamo sentito argomenti di questo tipo, li abbiamo imparati da voi, ma quei professori siete eh, voi che siete in chat, voi siete quelli che sapete. Quindi avete un sacco di roba. E quindi bene. Innanzitutto, partite da quel presupposto che siete bravi, ne sapete di più degli altri. Piccola cosa, attenzione: non state facendo un corso di formazione al parrucchieri quando fate un video. Cioè, Non vi mettete in testa che dovete dire la roba super figa, mega tecnica, perché vi sente il collega a fianco che dice: Bravo, complimenti, come ti lavano i capelli? Eh, lo sapevamo tu, la conchetta della mano, no? il sapone nella conchetta. Ecco, non è un corso per parrucchieri. No, nessuno di voi farà un corso per parrucchieri. È un video, o un video tutorial o un consiglio per le clienti, per persone che. Fan vengono da voi e si lasciano fare, voi molte cose neanche gliele dite, invece adesso è arrivato il momento di dire. E quindi improvvisamente siete tutti bravi, tutti, tutti quelli che state eh, guardando questo video in diretta o che lo state guardando registrato, tutti voi avete le capacità tecniche per fare questo video. Passiamo al sì, e adesso devo fare il video. A che, e come lo faccio questo video? Benissimo, allora ci sono vari modi di fare il video. Considerando che questi tutorial verranno passati, poi, Nicolas, aiutami, ricordati che mi devo ricordare di dire come si fa a fare più visualizzazioni dei video a gratis. Segnatelo e ricordami perché me lo dimenticherò. Okay, okay. Perché, perché io non lo faccio mai, ma tutto a pagamento. Ma ci Sembra un po' come i marketer. Adesso ti spiegherò i tre segreti, i tre trucchi. <ride> <ride> Capirai. Okay. Non ho detto. app, ah, trucchi e segreti. Allora, attenzione. Che cosa puoi fare? Ci sono... Cominciamo dal... Tutorial o dalla lezioncina. Ecco, la cosa più semplice di tutti è che ti, tu ti metta esattamente come siamo noi, mezzo busto come ti pare e dici qualcosa, qualunque cosa uscirà dalle tue labbra è perfetta. Se tu spieghi, eh, Nicolas faceva i complimenti a Massimo gius che non so se in chat, ne ha mandato uno stamattina, che ha spiegato eh, come si lavano i capelli. Ecco, tu spieghi come si lavano i capelli, quello che dirai tu è orcolato impareranno qualcosa, ho visto altri video, Katia, non so se, se è in diretta, me ne ha fatto vedere uno privatamente sulle chat di WhatsApp e vi consiglio, se vi iscrivete al club, siete tutti in chat separate, singole con noi, quindi se poi ci fate vedere i video, vi diamo il consiglio, vi dico va bene, cambia questo, quindi un vantaggio in più. Eh, e lei, Katia, diceva, guarda, vi dico una chicca che sappiamo solo noi in saloni, ecco Massimo, c'è cioè, ciao. Una chica che facciamo solo noi in salone, che facciamo così con lo specchio per capire quanto, come va grattata, non usare le unghie, un sacco, un sacco di roba. E quindi avete mh, quel modo lì, mi mettete a mezzo busto e cominciate a parlare. Poi, quale, quale altra cosa potete fare? Anzi, faccio così, così. Allora, faccio così, così vi faccio vedere com'è direttamente, pac, faccio così, questo è il mezzo busto, ecco, io ho davanti una videocamera, in realtà io ho davanti una webcam, voi potete avere avanti qualunque cosa, attenzione, qualcuno mi ha detto, ma io non ho la videocamera, sì, ce l'hai la videocamera, l'hai pagata dalle 100 alle 1400 euro, è il tuo telefonino, telefonino che ti puoi mettere davanti e ti fai assolutamente un video a mezzo busto in questo modo, attenzione che ci sono vari modi eh, perché il telefonino ha due telecamere normalmente, alcuni anche quattro? Quali sono le due telecamere che hanno? Le due telecamere sono quella frontale e quella eh, posteriore. Quella frontale è quella con cui ti fai i selfie e ti autovedi. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che tu ti vedi e quindi vedi se sei bello pettinato, se stai bene e, qual è lo svantaggio? lo svantaggio è che la fotocamera che ti riprende è più di bassa qualità, qualunque telefono tu abbia anche l'iPhone da 1400 euro la fotocamera è più brutta e poi c'è un altro piccolo svantaggio che se tu ti autovedi guardate bene, eh, se tu ti autovedi non guardi la telecamera e quindi sembri strabico, vedi? vedi guarda. allora, buongiorno per guardare la telecamera devo fare così, vedi? Ecco adesso perché sto guardando la telecamera. Ma se mi guardo io, sembro strabico. E succede in queste dirette, sono sicuro che sembrerò un po' strabico. Se invece usate la fotocamera posteriore, che è quella con cui riprendete i video o fate le foto agli altri, quella lì vi, la girate verso di voi. Ha lo svantaggio che non vi vedete. Quindi, chi non si vuole vedere dice: Oddio, non riesco a vedermi, mamma mia, che, che fastidio ma ha il grandissimo vantaggio che uno sei costretto a guardare l'obiettivo e quindi guarderai sicuramente in camera in questo modo due la qualità della videocamera è molto più bella e quindi si vede molto meglio scusate ragazzi se vi ho tolto ma volevo far vedere come l'effetto eh, eh, che guardo dall'altra parte che si crea nei video fatti in questo modo Ti adesso per la scenetta sopra detto sei <ride> è così succede questo eh, attenzione, anche a quelli che fanno questa roba qui, quelli, a quelli che leggono, che fanno un giorno, oggi ho fatto una shab co Scusami, eh, interruzione, Andrea Cemolin chiedeva se eh, bisogna fare mezzo busto, ma anche con la maschera da mostro che hai dietro, <ride> quello è un tocco in più, quello è un tocco di classe: il mostro no. aumenta l'engagement, dai, diciamolo <ride> no, vabbè, Perché questo è il mio mondo, quindi, io qui ho tutte le mie cose. E quindi le metto, è il mio sfondo. Poi ognuno si fa il suo sfondo. Poi possiamo parlare anche dello sfondo. Uh, in realtà voglio cominciare con le cose molto semplici. Poi, ragazzi, se vi mettete il telefonino davanti e vedete che dietro c'è vostra nonna che sta uh, mischiando il purè, anche voi, anche voi non, vi, non vi piace. Vi spostate, vi mettete in un posto migliore. Comunque grazie Andrea per aver notato la mia maschera di carnevale. Eh, che... ti, ti, ti dico un paio di domande dato che ne sono arrivati un po'. Allora, in generale... La domanda, logicamente, per quelli che sono i saloni posizionati, che hanno già un posizionamento, come la Paola, la Roberta, dicono: Ma per, io che, per me, che ho un posizionamento, qual è l'argomento da andare a trattare? A me mi verrebbe quasi da dire, magari fate una lista di quali sono i problemi che voi andate a risolvere. Col vostro posizionamento, quindi per esempio Paola, eh, legata al concetto del viso, come prendersi cura del viso a casa? Qual è la morning routine ideale per prendersi eh, la, la cura del viso? Eh, la, la Roberta che dice: Stilisti di bellezza su misura, magari come, eh, come controllare meglio i tuoi capelli a casa in questo momento? Quali sono gli strumenti migliori che possiedi già tu a casa per, utilizzare, per, per farti al meglio i capelli? Quello potrebbe essere, cioè le idee sono, v vorrei dire una cosa, che le idee in realtà eh, sono miliardi, gli argomenti sono veramente miliardi da poter andare a trattare, il rischio è non di, fa... di, di non fare quello che diceva anche Nico, cioè adesso ti parlo delle squame, allora le squame e uno dice, ma è eh. pescivendolo, cosa sta facendo? E invece trattare argomenti molto semplici parlando in maniera molto chiara. Esatto. Eh, tra l'altro sì, poi prometto che quando ho finito, diciamo un po' lo spigone, magari ve le riguardo anche e ve le metto anche qua davanti, perché Nicolas non può fare per quello che non le mette qua perché ce l'ho io il controllo, semplicemente. Eh, allora, sì, eh, poi attenzione che il posizionamento. Eh, è sempre una questione di vetrina, lo dovete mettere davanti no? quando dico che una foto, un video deve essere riconoscibile e portare dietro il proprio posizionamento, i medesimi temi possono avere in centro il posizionamento, cioè guardate ciao, mi chiamo Marco De Campo e sono l'esperto dei capelli Ricci Viola, oggi ti parlo di come si lavano Benissimo, io sono l'esperto dei capelli Ricci Viola, ma ti sto facendo vedere come si lavano i capelli. Cioè, attenzione, capito? Non è che dovete andare a trovare chissà quale, quale spigolo, no? Eh, potete parlare veramente di tutto. Certo che, dato che avete tempo, perché due, tre video alla settimana li potete fare, potete cominciare a. Dividere gli argomenti, poi vi spiego che cosa dovete dire, quanto deve durare un video, eccetera, eccetera, ma eh, dovete pensare di doverne fare 6, 7, 8, 10 magari di questi video in questo periodo e quindi non vi bruciate tutti gli argomenti, cominciate da quelli base, ma poi ogni tanto farete anche qualche eh, video con argomenti più specifici, un po' più tecnici. Il vostro posizionamento lo dovete sempre mettere come vetrina, cioè, ciao, sono Nico Benz, sono il primo beauty social coach italiano, ma tu nella passata ci metti il pomodoro o la verdura? Cioè, hai capito? Cioè, il tema... Io mi sono sempre posizionato, capito? Mi sono sempre... Eh, ho, aumento la mia autorevolezza comunque. Ecco perché lo dovete pensare. Ecco perché se non avete un posizionamento, avete un problema. Cioè, in questo periodo, vi guadagnerete un po' di autorevolezza, ma come parrucchiere. Allora non perdete tempo, finita questa diretta, andate a recuperare quella di ieri, guardate i video di Nara Riservata e decidete subito il posizionamento. Oggi entro stasera, così quando fate i video cominciate già un po' a, a, a dirlo no? di dove, dove qual è l'angolo. Che prendete, capito? Cominciate già un po'. Ci sono clienti, ragazzi di Nicolas che hanno il brand, devono fare Massimo giusto, doveva fare inaugurazione domenica sabato. Non la fa, inizierà i video con un brand già pronto, doveva uscire tra tre giorni e invece fa i video con il nome vecchio. Fa niente, eh, eh. Co continuerà. Nei suoi video ogni tanto farà capire la sua questione, cercherà di guadagnare autorevolezza per il suo personal brand e il suo messaggio dietro, che poi gli servirà per dopo. Va bene, quindi dicevo telefonino, camera principale sarebbe meglio, ma attenzione, va bene anche l'affrontare se vi trovate meglio e riuscite a non essere strabici. E avete il telefonino davanti e siete a mezzo busto, perfetto, stupendo. Allora, ehm, questo è un tipo potete raccontare, ma potete anche farlo vedere. Siete in famiglia magari, quindi potete fare tutorial. Io sto cominciando a vedere e me li mandano cose fantastiche. Lavare veramente i capelli a qualcuno in casa e fare vedere veramente come si fa. Ho visto già qualcuno che si è portato le testine a casa per poi fare vedere come si fanno le trecce, fare vedere. Cioè, ragazzi, dovete la sensazione deve essere questa, cioè voi dovete fare vedere quanto quanto siete bravi, quante ne sapete, dovete condividere tutto il vostro sapere, le persone che hanno un sacco di tempo eviteranno di vedere solo quei tre video veloci, ma li vedranno tutti perché hanno eh, più tempo e più vantaggi. Eh, chiaramente è un po' più difficile, attenzione, ma come faccio il video, mi riprendo, mi serve un cavalletto, non posso perché poi tutti mettono, no Nicola smettono sempre davanti, non c'ho il cavalletto. Non faccio niente perché non ho il treppiede. Ho... Il cavalletto lo prendo alto o basso, ma, ma prendi tre libri. Oh, oh, ti dicono: ho ordinato tutto, eh. ho ordinato... mi arriva fra tre settimane. Mi arriva tutto. fra tre settimane. <ride> cioè, <ride> cioè... Il postino chiama e fa così. Sono il postino. Ecco, ecco. No, ragazzi, cioè, potete anche appoggiarlo. Su una montagna di libri il telefonino, lo mettete lì nell'andino e siete pronti, cioè eh, non vi fate perdere, non perdetevi nel come, arrivate al dunque. No, la mia frase: la differenza tra chi fa e chi non fa è che chi fa, fa. Adesso, ancora di più, fatelo, fatelo, fatelo. Poi eh, il dicevo, il tutorial magari vi dovete far aiutare, quindi magari se lavate i capelli a qualcuno. Eh, qualcun altro tiene il telefonino sto cominciando a vedere i tutorial davanti allo specchio gente davanti allo specchio parrucchieri davanti allo specchio che cominciano su tiktok ce n'è uno bravissimo vi manderò un link, il link magari lo metto da qualche parte, lo pubblicherò online c'è un parrucchiere che ha una, su tiktok una serie di follower mostruosi è un barbiere, si fa la barba, si fa le basette, cioè fantastico. Quindi si può fare qualunque roba. Quindi potete, mezzo busto, potete, tutorial davanti allo specchio o tutorial con le persone eh, che vi aiutano di tutti i tipi. Che cosa? Col telefonino che avete, più il telefonino è, è di, di marca e costa tantissimo, più probabilmente la fotocamera sarà bella. Più o meno bella, lo vedete anche voi, insomma, non dovete per forza fare dei capolavori. Cominciare, ha ragione Nicolas, lo dico anch'io, eh, il primo farà schifo, il vostro primo video sarà una schifezza totale. Punto. <ride> Mentre io, come, ha fatto, come hanno fatto schifo tutti i nostri oh, video all'inizio? Cioè, oh, eh, io ero nascosto in un angolino di, di, di uno sgabuzzino, Nico. Ben sembrava eh, Gesù Cristo con tutto il bianco dietro. Ti ricordi? Ti ricordi? Mamma mia, aiutami i miei video prima. io ero bianco dietro perché avevo la tenda e la luce che mi entrava dalla tenda, al, 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 al bello, bello. volevi diventare un santone. <ride> allora, bello, tutto bianco, sembra, sembra un angelo. <ride> Pensavo fosse bello c'era tutto bruciato ma fa niente io sono andato avanti ho lavorato lo stesso piano piano eh, quindi almeno quando sapete che il primo video fa schifo quando lo guardate mamma che schifo ci aveva ragione punto e andate avanti eh, poi eh, cominciamo a ok l'ho registrato ma eh, come lo registro allora qua vi do tre modi per registrare il video modo numero uno prendete il telefonino schiacciate rec e andate dritti brum via come ha fatto qualcuno ho già visto, fino alla fine e stoppi. Se sei abbastanza bravo per tenere questo ritmo, quindi magari inciampi una volta: ecco, non è che non siete su Sky TG24, sulla Juve esatto. prima una serata, eh? Cioè, se uno si mangia una parolina, fa un errorino, va bene. Se per caso avete, cioè, se mentre camminavate è passata la nonna, pff, pff, eh, scusate, è un rumore, scusate, non ero io. Lo rifate, stoppi, lo rifaccio due volte. Ecco, tre, benissimo. Se siete di quelli, siete fantastici, avete già risolto il problema. Sto parlando del mezzo busto. Poi veniamo alla, alla questione tutorial. Se invece eh, vedete che no, vi inciampate perché ci sono quelli che fanno. Allora, mh, ciao. <ride> Buongiorno, sono la titolare del. Eh, eh, cominciate così vi consiglio di non farlo tutto intero e continuare a rifarlo perché starete lì tutta la giornata allora qual è il modo? il modo è quello di registrare pezzetti cioè di fare ciao sono Nico e stoppi se l'hai detto bene sei a posto rischiacci e fai oggi ti voglio parlare di come si asciugano i capelli boom e spegni se dici oggi ti voglio parlare di come si spruzzano i capelli Rifai, rifai solo quel pezzo e sei a posto. A quel punto avrai piccoli pezzetti. Che te ne fai dei piccoli pezzetti? Li metti in un'app. Ci arrivo magari dopo, eh, all'ultimo, alla fine dei tre. Terzo modo, eh, sono bravo, sono a casa, ho mio figlio a casa, ho mio marito a casa. Ho qualcuno col computer che sa usare un programma sul computer per tagliare i video. Allora che faccio? faccio tutto in diretta anche sbagliando, cioè faccio ciao, buongior eh, buongiorno, allora sono eh, ciao, sono Nico e oggi ti voglio parlare di come si sciacquano i capelli, I, cap i capelli si sciacquano tutto intero con errori compresi, che è come faccio io per esempio. Poi quando avrò tutto quel file lì, quindi il video finito, lo passerò su un computer o su un'app, poi vi spiego perché preferisco il computer in questo caso, e andrò a tagliare tutto quello di sbagliato che c'è io sentite che quando parlo respiro ecco io taglio anche i respiri quando parlo quindi i miei video sono macchinetta ogni tanto mio padre padri mi diceva, oh, madonna ma come fai sei bravissimo che fatto che hai la verità ma ti stai allenando no la verità è che taglio tutti i respiri eccetera eccetera quindi questi sono i tre modi registro tutto intero registro pezzetti o registro tutto intero compreso di sbagli nel primo caso se sbaglio lo rifaccio e alla fine avrò comunque uno o più file potrei anche pubblicarlo direttamente allora se non ho altra scelta se la tecnologia mi spaventa se le app per me sono un incubo se il computer non voglio nemmeno sapere che cos'è ce lo sono in salone a casa nemmeno e a casa mia siamo tutti completamente digiuni di tecnologia benissimo se ho fatto il video tutto intero lo pubblico così com'è sì lo pubblico così com'è, va bene, va bene, va benissimo. In questi giorni stiamo vedendo video dove tutti dicono ciao, buongiorno, voglio dirvi che il salone è chiuso, nessuno ha avuto problemi a fare video, tutti, gente che non aveva mai fatto video, ha fatto dei discorsi meravigliosi, senza un errore, eh, con mille commenti, cioè fantastico, quindi benissimo. Fate solo quello, benissimo. Seconda cosa, eh, no, però io voglio fare qualcosa di più. Sì, le app non mi fanno paura, per esempio. Come sta una musichettina sotto? Beh ragazzi, una musichettina sotto è carina, cioè, non ce lo nascondiamo. Se io a questo video ci metto, non so se si sente, vediamo se, se si sente. Se io metto una musichettina così sotto, ciao ragazzi, è un po' più carino. Cioè, allora come va? Eh. Eh, allora Oggi vi spiego come si lavano i capelli in Guatemala. Cioè, cioè, una musichettina sotto migliora tutto, perché parlare su bianco come sto parlando io, è molto brutto io ho fatto radio per tanto tempo, odio parlare su bianco, qui lo devo fare perché su Facebook è più complesso, ma voi potreste farlo allora come si fa? Si usa una delle app eh, che ti permettono di montare video, che, tra cui anche eh, mettere la musica, ce ne sono tante nella riservata ho fatto un video solo di app, eh, però per esempio vi posso dire, beh l'iPhone ha gratuita iMovie che è l'app ufficiale per montare i video. In più, c'è anche gratuita Clips che è un'altra app gratuita, sempre di Apple. Le trovate entrambe sul telefonino. Se non c'è, dovete scaricarla dall'Apple Store ed è gratuita. Eh, poi c'è un'altra eh, per Android, invece, l'app che mi piace di più è Viva Video. Eh, Viva Video ha un piccolo abbonamento mensile, ma roba di 2 euro, 3 euro, non fate i tirchi in questo momento, lo so che dovremmo stringere, ma non stringiamo i 3 euro perché i 3 euro ci serviranno per poterne guadagnare molti di più. Dimmi Nicola, aspettavo... Devo... No, scusa. Non, non ho detto niente, vai, 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 vai. vai pure. <ride> ok, eh, allora che cosa posso fare con eh, iMovie, con Viva Video, con Perfect Video eh, e tante altre app? c'è tutto l'elenco anche eh, nella sezione video le crede parrucchieri mi raccomando fatelo l'abbonamento perché scusa eh, se no vi escono fuori quelle belle striscione creato col piano gratuito di viva video ah, hai ragione perché viva video in realtà puoi anche tenerlo gratuito ti mette sotto creato con Viva Video no grazie ecco, Beh, è sarebbe è meglio vero. no grazie però Nicolas mi permetto di dire che tra non fare il video perché e va, è, ma, lui, è, farlo. È, è farlo io se spendo 239, io per principio non glieli do, allora non faccio video? No, piuttosto i video che ho scritto via video, video, è chiaro che è, è meno professionale professional e professional meno bello. Quindi che cosa posso fare con queste app? Tiro dentro il mio filmato intero e prendo una musichetta, queste app di solito hanno tutte musichette gratuite, prive di copyright che metto sotto, a basso di volume, quindi dove parlo e si sente la voce e la musichetta è sotto e il video cambia completamente, diventa molto più bello. Se ho fatto i pezzettini, quelli di cui parlavo prima, ancora uguale, apro l'applicazione, tiro dentro, ci carica video, tiro dentro tutti i pezzettini che ho fatto e lui te li mette già uno dopo l'altro prendo una musichetta, gliela metto sotto e sono a posto. E questo già, eh, sto già andando nel, nel complicato, eh, nel poter mettere una musichettina. Secondo me in casa tutti più o meno avete uno che vi può aiutare. Quelli che sono nel club chiedetemelo a me in chat, che ve lo faccio, magari metto un tutorial di ogni app in questa settimana eh, dedicata a questo. E abbiamo già fatto video con musichettina, pezzettini di video con musichettina. Gli strafighi che hanno anche un brand, quindi hanno anche un logo, si possono mettere anche il loghino, perché queste app ti permettono di mettere il tuo logo sul video. Allora, il logo, il video con la musichetta sotto, il tuo logo è un video. Fatto bene, se poi fate anche, avete anche un bello sfondo dietro, non i panni da, da lavare, ma magari una bella parete monocolore o quello che vi pare, insomma il senso del gusto, immagino che ognuno abbia il proprio, quindi può vedere se dietro è bello o fa schifo, assolutamente. E, e, il video viene ancora meglio vi dico l'ultima se per caso aveste in casa uno di quei microfonini che ho sempre detto 10 euro che si attaccano ai telefonini allora la voce verrebbe ancora meglio perché non viene presa dal telefonino ma viene presa dal microfonino se i di Amazon consegnano ancora li trovate eh, su Amazon a 10 euro altrimenti il trucco vorrei dire che il trucco potrebbe essere anche quello se avete gli auricolari quelli a filo c'è un microfono attaccato, lo attaccate al telefono, poi il filo lo fate passare magari sotto la maglietta e vi tenete soltanto il microfono qua fuori, così, in modo tale che siete più vicino, potete allontanarvi un po' per la distanza del filo e l'audio si sente ugualmente bene. Ecco, per esempio, questo è un altro consiglio utile. Ok, a questo punto tutti avete fatto video. Tutti avete trovato un modo per fare il video, tutti lo avete montato in un modo o nell'altro, o pulito così com'è, oppure avete trovato un modo eh, per mettergli la musichetta, molto semplice. A quel punto il video è pronto, basta, finito, non è così complicato. Quel video lì qualcuno mi, mi dirà: Lo faccio in verticale, lo faccio in orizzontale? Poi rispondo anche a queste domande. In realtà dipende, ma adesso voglio stare sul generale. Il video ce l'ho, che ne faccio del video? Il video, innanzitutto, lo metto su Facebook perché in questo momento, pensatela come volete, Facebook è il centro del mondo, anche perché le sponsorizzazioni anche su Instagram partono da qua, quelle fatte bene, quelle fatte male partono anche da Instagram, ma quelle fatte bene partono da qua. Quindi il video lo metto qui su Facebook. A quel punto il video su Facebook vedrete che farà più numeri di ogni altro video che avete mai messo, per due motivi. Uno l'ho detto prima cioè perché c'è la grande visibilità ma due perché ci siete voi c'è la vostra faccia e per voi vale i titolari ma vale anche le collaboratrici chi ha uno staff pieno di gente vale tutti, mettete dentro tutti se vi danno una mano lo staff, se vi, da casa eh, le vostre collaboratrici i vostri collaboratori vi fanno dei video metteteli, fateli fare metteteli dentro, fate anche con loro vi danno una mano, avete più materiale e siete a posto e quindi potete pubblicare. Quando pubblicherete, vedete i numeri che salgono, che crescono. Intanto pensate a preparare un altro video. Non mettete tre video in un giorno, eh? non fate come fanno quelli mangio tutto subito, poi non ho più niente da mangiare. Eh? Cioè, eh, dividetevi i temi, ha ragione Nicola, pensate a tutti, smontate i video in vari pezzi, eh? non entrate in un video, fate un video di 5 minuti in cui dite tutto, da come si lavano i capelli a tutto quanto. Cioè, dividetevi i temi, ogni video un temino, così quando lo chiudete... E siete pronti per la prossima? Per il prossimo video mettete un video ogni due giorni, un giorno, tre giorni, insomma, a seconda di quanti pensate di pubblicarli e guardate come vanno. Nel frattempo, che cosa dovete fare appena li pubblicate? Cominciate a condividerlo, condividetelo, condividetelo col vostro profilo, mandatelo su Messenger ai vostri clienti più affezionati, alle vostre amiche più affezionate. Eh, Taggate qualcuno, usate i vecchi modi in questo momento, perché i vecchi modi in questo momento andranno di brutto, perché tutto è potenziato di 10 volte. Mandatelo anche su Whatsapp il video alle vostre migliori clienti. Guarda, ho fatto questo video, se ti può essere utile, perché magari poi le vostre clienti lo condividono a qualcun altro. E mandate il link, non mandate il video direttamente, eh? mandate il link del video di Facebook. Se dal telefonino fate condividi, non c'è solo condividi sulla mia pagina, condividi sul mio profilo. C'è anche altro e altro, c'è anche copia link o magari in qualche telefono c'è direttamente WhatsApp. Copiate il link, mandate il link del video di Facebook anche ai vostri contatti, così girerà, gireranno tra di voi, un po' su Messenger, un po' l'avete condiviso voi, due li avete taggati, due su WhatsApp, vedrete i numeri che non avete mai visto. Fate un paio di video così, li fate girare in questo modo, poi faremo una puntata apposta perché alcuni dovranno essere sponsorizzati e vi dirò poi che devono essere sponsorizzati quelli che hanno fatto più visualizzazioni perché vuol dire che il video è piaciuto di più che l'argomento era la più interessante e quindi anche la sponsorizzata vi costerà meno perché se un video è più di qualità cioè più apprezzato da chi lo guarda Facebook lo spinge di più e quindi il costo chiamiamolo così per visualizzazione è molto più basso allora ci siamo abbiamo creato il video abbiamo eh, utilizzato le app le abbiamo, eh, le abbiamo pubblicato eh, per adesso ho detto su Facebook e l'abbiamo mandato, poi che ne facciamo del video? Mettiamolo dovunque mettiamolo su Instagram, andiamo nelle storie, mettiamolo nelle storie Instagram ti permette di mettere un video anche di 150 secondi perché poi lo divide lui in 10 storie, quindi anche intero così com'è broom, lo metti dentro e eh, ma se il video dura di più? Allora, se il video dura di più ci sono un paio di modi, in più eh, comunque non solo mettetelo nelle storie ma mettetelo anche con un certo ordine, e chi mi segue particolarmente del club sa che cosa intendo. Non sporcate il profilo di Instagram con cose a caso. Eh? Mi raccomando, cioè, eh, guardatevi chi, chi entra nel club in questi giorni: come si fanno i profili di Instagram puliti. Non fate il macello da parrucchiere tutto a caso, eh se mettete dei video li inserite in un contesto eh, saprete quello di cui parlo ma i video lunghi di due minuti tre minuti metteteli nella IGTV di Instagram la TV di Instagram che esploderà ve lo dico subito e non è complicato quando tu carichi il video ti chiede è lungo o è corto se è lungo se è corto cioè un minuto te lo fa mettere sul profilo ma se è lungo te lo mette sulla IGTV e ti mette un minuto come anteprima sul tuo profilo e quindi, quando poi le persone lo guardano, quando sta per finire, c'è scritto continua, clicca e uno se lo guarda tutto. Mettetelo dovunque. Se lo volete mettere nelle storie e dura di più, ci sono delle applicazioni. Ve ne dico una che si chiama Cat Stories. Abbiamo sentito, Marco, eh? che ha detto una parolaccia. <ride> Dove no, <non> <ride> è Sarà arrivata una brutta notizia. Speriamo che non sia troppo brutta. E dicevo, mettetelo nelle storie e tagliate. Tagliate eh, il video in vari pezzi, vi stavo dicendo l'app, si chiama Cut Story, Cut Story, Cut come taglio, ma ce ne sono tante altre per far sì che eh, il video venga tagliato in pezzi di lunghezza, quella che volete voi, e quindi possa essere messo anche un video di tre minuti nelle storie. Non ve lo consiglio, rimaniamo corti in quei posti là. Però video dappertutto, sponsorizzato come vi ho detto, quindi eh, faremo una puntata solo su questo, solo per spiegarvi come si sponsorizza. Chiaramente, la cosa che vi dico subito è: noi dobbiamo diventare famosi. L'ho detto all'inizio e lo ridico alla fine, adesso mi butto sulle domande. Eh, dobbiamo diventare famosi. Cioè, chi abita in un piccolo paesello, quando finisce tutto questo, non può andare al supermercato e non è riconosciuto. Non esiste. Se tu non l'hai fatto, se tu non succede questo, vuol dire che tu non l'hai fatto. Non hai fatto i video, non li hai sponsorizzati. Perché in un paese di 5.000 persone con 50 euro mi vedono tutti. Poi ne parleremo nella puntata delle sponsorizzazioni. Ma questo è quello che dovete fare: fatelo, perché tutti quelli che lo faranno. Quando riapriranno, avranno i loro clienti e un po' di clienti degli altri perché avranno capito gli altri che voi siete bravi in questo, specialisti in questo, eccetera, eccetera. E, e aggiungo anche, che, dato che parliamo anche di brand, ma brandizzatevi questi video. Fate una bella rubrica brandizzata. Per esempio, adesso c'è l'hashtag Resto a casa che ne so fate l'hashtag resto bella a casa eh, pensate a, a brandizzarlo le video pillole per casa di e mettete il nome del salone e mettete pillola 1 pillola 2 pillola 3 in modo tale che poi la gente quando tornerà in salone dirà eh, ho visto le tue video pillole di bellezza per casa eh, bellissime quindi si crea anche una mentalità un'immagine mentale a livello di brand assolutamente, allora adesso mi metto a rispondere a tutte le domande così le cose che mi sono dimenticato di dire magari mi verranno in mente e quindi se qualcuno le ha fatte tanto tanto tempo fa eh, le rimetto perché vado in ordine inverso allora Pino mi chiede di quanti minuti deve essere il video allora in questo momento è cambiata un po' la logica perché se prima doveva essere tutto molto veloce quindi eh, un minuto sì eh, più o meno è il tempo giusto in questo momento tutto si è rallentato Uh, Facebook perché è ritornato? Perché è un social più lento degli altri e quindi se eh, tu mi parli di qualcosa di interessante sto vedendo un video interessante io lo guardo anche per due minuti tre minuti quattro minuti cinque minuti se mi parli di una roba pallosa guardate voi state guardando questo video da qualcuno da 50 minuti se invece la roba è molto noiosa poi anche due minuti possono essere noiosi no? cioè non dovete essere noiosi ma più, più calmi sul tempo più tranquilli di quello che si è sempre stato perché eh, eh, prima era, era veloce. Vediamo altre domande. Ciao, eh, io non ho mai pagato Facebook. Mi aiutate a capire, eh, Elisabetta? Se non hai mai pagato Facebook, vuol dire che non hai mai fatto marketing bene eh, sui social. Quindi. Eh, ti aiuteremo sì faremo una diretta ma tu Elisabetta sei già nel club nell'area riservata ci sono credo 10 video dove spiego dalla A alla Z da Basica a super pro come si fanno le sponsorizzazioni ma farò una diretta faremo una diretta tutti insieme eh, solo su questo allora Nico mi consigli un'app per convertire l'audio in testo eh, sì ma al volo non me la ricordo ma te la mando Luca assolutamente sì eh, vediamo video tutorial con hashtag Video tutorial con hashtag d'impatto Quindi, sì, sì, ha ragione, Nicolas. No, se, se la se il video lo firmate non solo come struttura con il logo, ma anche per esempio con un hashtag, beh, ma anche con un titolo, due emoticon, cioè tutto quello che riesce a rendere personale più vicino pr al proprio brand il video più riconoscibile. cioè se io metto due cacchine, quelle marroni famosi di una cacchina, sui, miei, sui titoli dei miei video, eh, di diventano riconoscibili? No? Sono quello dei video delle cacchine, No, Però, vale, e eh, sono riconoscibile, cioè il tema è questo. Il tema è della, è della riconoscibilità, eh? Scusa Cristiano, ma ogni volta che metto su un, un messaggio va sulla tua faccia. Que Scusa. Questo è sfruttamento di immagine, vedi? Guarda come non so come metterlo, per non far... vediamo se così, se così riesco. Però più in faccia. Roba in faccia a me, non ho capito. Andiamo, no, così no, guarda così no, guarda così non, non va in faccia. Allora, Laura, ma il video lo pubblico lo stesso una volta sola? Non ho capito cosa vuol dire. È... Che Secondo me, lei dice, Ma poi lo pubblico una volta e basta, non lo vado magari a ripubblicare e condividere. Cioè, no, io la... ma lo ripubblicherai. Ma allora, adesso, ragazzi, voglio dire una cosa: sulla ripubblicazione la terrei in questo momento sulle foto, i video, eh, i lavori in salone, cioè il marketing che facevate prima. Questo certo che lo potete ripubblicare, perché continuate a farvi vedere, continuate a far vedere le vostre cose, il vostro messaggio, non facendo più le clienti dovete utilizzare cose che avete già eh, utilizzato. Ma sui video tutorial avete tutto il tempo, non fate un video e lo rimettete sette volte, avete tutto il tempo di fare tutti i video che volete. Eh, poi, durato ho già risposto, è una bomba, io sono andato, sono passato di visione, ho guardato che voi solo non ho detto nulla per questa roba, eh, ma si potrà andare a fare i video in salone, dice Maria Luisa, ma io non ho detto di fare i video in salone, Maria Luisa, cioè ehm, se fate i video in casa in questo momento, eh, il risultato è lo stesso, perché le persone sanno che siete a casa, quindi fateli anche da casa, non vi fate problemi a fare eh, i video da casa. Eh, poi vediamo... Mh, eh, parto con il vecchio logo visto che sono nel momento di transizione. Esatto. esatto. Messaggio a tutti i clienti: dato che in questo periodo qua ne sono arrivati a migliaia. Tutti quelli a cui stiamo cambiando brand, state buoni, state calmi. Mi raccomando, utilizzate ancora quello vecchio. Che poi quando passa tutto pubblicheremo e andremo in inaugurazione, presentazioni. Tutti i nuovi. Per adesso, state calmi, state tranquilli, abbiate anche, ancora un poco di pazienza. Ok. Eh, poi, consigli TikTok anche per i video spiritosi? Eh, allora, ragazzi, ehm, su TikTok io ci stavo pensando tanto, anche per il Beauty Work di maggio, ma voglio dire una cosa. Eh, qualcuno oggi mi ha detto guarda, ho deciso, voglio fare eh, video di ricette. Così, perché la cucina va, va tantissimo. E io gli ho detto, ma cosa ne pensi? Ho detto Per me, guarda, sai cosa ho detto? Guarda, faccio così, ho pensato questo, guarda, ho detto Nicolò Già riempita un audio, me lo immagino già. Eh, me lo è, immagino. Radio è una cagata pazzesca, cioè, a meno che non aprite un ristorante, dice basta. Il salone lo chiudo e apro un ristorante. Non mettetevi né a fare né a fare eh, i cabaret né a fare eh, i ristoranti. Cioè, voi in questo momento dovete concentrarvi ancora di più sul vostro. Voi già siete, la maggior parte di voi, parrucchieri e basta. cioè, non, già non vi siete specializzati. Se in più vi mettete a fare dell'altro, e quindi sono bravissimi a fare le tagliatelle, poi magari, oh, poi magari. Uno diventerà famosissimo perché quel parrucchiere, bravissimo, fa dei mega tutorial di cucina, diventerà famoso e la gente si andrà a tagliare i capelli in questo senso. Ma io che amo i videogiochi e che probabilmente magari starò un po' di più la notte a giocare ai videogiochi, farei volentieri tutorial, i video. Io, io e Nicola, vogliamo andare su Twitch a fare <ride> gli momenti a giocare online, ma non lo facciamo, anche se ci piacerebbe, sì, perché... Lavoriamo con i parrucchieri, facciamo marketing per parrucchieri, se io devo aumentare la mia autorevolezza, devo picchiare sul marketing per parrucchieri. Quindi, voi, video spirituali su TikTok? Sì, si può anche fare. TikTok, io non ho ancora capito come si fanno a guadagnare dei soldi in un salone che ha un pubblico locale. Quando lo capirò sarò il primo a dirlo, ve lo assicuro. Ma no, né TikTok, né tantomeno LinkedIn, come ho sentito, così di questo genere. Allora. Eh, Barbara, anche a me app per audio in testo va bene, ve la, la, la darò no. questa app per audio in testo. Ah, lo so perché, ho capito perché. Quelli che mi chiedono l'app, eh, sapete ragazzi, perché mi chiedono l'app che trasforma l'audio in testo? Perché prima di fare un video vogliono registrare un audio. Vogliono trasformarlo in testo per poi fare il video e leggere il testo. Io, io pensavo piuttosto che uno volesse sbobinare tutti i video che ha fatto fino adesso per trasformare. No 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 no, 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 vogliono fare questo, capito? Non, non so se anche Cristiano ne ha fatti di video. Cioè, qui è quando qualcuno dice: Ok, ho paura di sbagliare. Però, secondo me, viene peggio perché prima fai l'audio, poi ti leggi giù il testo, ti metti il testo davanti e cerchi di leggere, io vi dico una cosa, vi dico, vi dico una cosa, guardate che siete più bravi di quello che pensate. Passate la giornata a parlare con le clienti tutti sanno che oltre a essere bravi, la maggior parte dei parrucchieri sono anche psicologi, chiacchieroni, eh, tengono compagnia, cioè siete molto più bravi di quello che pensate. Parlate tutto il giorno, accendete con la telecamera eh, o col telefonino e non vi preoccupate, che sarà di una facilità eh, impressionante. Eh, vediamo altre domande, con le app che hai detto si possono anche qua montare i video con le foto in sequenza, grazie Daniele per questa domanda i, i video con le foto in sequenza non sono video sono slideshow e poi sto parlando di video in cui dovete dare consigli, no, come date i consigli? Scrivete sotto con le immagini che passano. Guardate che in questo momento la diretta, il video, le persone che parlano è più forte. Se passano quattro foto e un video, la gente si ferma sul video. Se passano quattro foto e una diretta, la gente si ferma sulle dirette. Qualcuno mi ha detto: Posso fare anche delle dirette? Sì, certo che se non hai mai fatto un video, attenzione. Con la diretta è più complicata. Perché innanzitutto è la linea deve funzionare, il tuo telefonino deve trasmettere bene, tutti si deve vedere bene e sentire bene, tu devi affrontare le persone che ti scrivono. Eh, magari... Però posso dire una cosa, che forse sai che tralasciando il fatto che è sempre meglio il discorso video. Però la diretta, se uno proprio la vuol fare, la diretta, sai, secondo me, è quello che abbiamo detto sempre: che la diretta ti sprona. A, a, a prendere più contatto con la telecamera, a prendere più contatto no, no. Con... questo è vero, questo è vero, delle volte per alcuni è più facile fare la diretta. Attenzione: che la diretta ha delle problematiche che poi non puoi gestire, cioè dire ciao, vado tutti i giorni in diretta, e poi, quando vai in diretta, non viene nessuno che può capitare, perché nella diretta è così, perché noi per fare venire tanta gente ci muoviamo, comunichiamo, eh, non viene nessuno, quindi allora mi metto a disposizione per, oppure quello che viene, dice di quello dell'altro, si mette a parlare di come va, famiglia, stai tutti bene, eh, ci si perde del tempo, è difficile fare dirette, però non fate dirette di tre minuti, perché io vedo anche gente che fa dirette di, ma neanche tre minuti, venti secondi, con ciao, eh, volevo dirvi che adesso faccio dei tutorial, ciao ciao ciao. Oh. E poi vedi, era in diretta e c'è un video di 30 secondi. fai un video che sono in prima, cioè. va bene. Intanto, io voglio aprire i microfoni anche a Cristiano e Marco, così eh, intanto che arrivano le risposte. Beh, eh, Cristiano, coi video si insomma è diventato esperto ormai perché ne fai tanti anche per il club, anche per la BOSS. <ride> Eh, sì, devo dire che però la, anche la mia esperienza è stata quella. Eh, I primi video che ho fatto li ho guardati e ho detto ma che, che cos'è sta roba? Quindi secondo me in realtà vale anche per, per l'esperienza fatta con i servizi stilistici e tecnici. Cioè la prima volta che hai fatto un servizio tecnico, la prima volta che hai fatto un colore ti sarà venuto bene, la prima volta che hai fatto una piega ti sarà venuto bene. Non osi immaginare il taglio che è quello più tecnicamente complesso. Eh, non osi immaginare all'inizio che cosa sarà venuto fuori. Cioè, bisogna buttarsi, bisogna buttarsi, bisogna provare, riprovare, riprovare, poi se c'è gente che ecco, bisogna uscire tanto dall'area di comfort e mettersi nelle condizioni che la gente che ti sta guardando possa ridere di te. E poi chi se ne frega. Buttarla anche un po' sul ridere, riprovare, riprovare, riprovare. Non so se avete presente gli attori prima della performance, cosa fanno con no? Buono la bocca, fanno tutta una serie di, di versi perché. Devono in qualche modo no, sbloccare la muscolatura che serve. Quindi provate, provate, buttatevi. Tra l'altro, la cosa bella è che potete riprovare N volte: no? potete riprendervi col video, potete fare mille volte, mille prove, vedere come butta meglio se con la luce, se senza luce, se da seduti. Da, da, da piuttosto che in piece cioè, ci sono mille opportunità quindi davvero basta buttarsi cioè io ho visto viaggiare diversi post scusate diversi commenti che dicevano eh, ma io non, non me la sento non, non penso di essere adeguata adeguato no assolutamente no siamo tutti adeguati siamo tutti eh, assolutamente spendibili quindi l'importante è fare fare rifare strafare eh, farsi seguire farsi vedere da qualcuno perché no eh, superare soprattutto quella quel blocco psicologico che si ha tipicamente di fronte a una telecamera, anche se quella telecamera è quella del tuo smartphone. Sì, allora, un po' di domande velocissime, c'è un orario particolare per postare i video? Ma normalmente, mh, già normalmente no, in questo momento no, postateli in qualunque ora che vanno bene. Ogni quanti giorni pubblichiamo i video, beh, magari non tre al giorno, ripeto, se poi non tieni, non tieni la media, ma se già riusciste a pubblicarne, e pubblicarne tre alla settimana come idea. Già sarebbe eh, assolutamente sì, eh, Jessica. Allora, eh, con eh, le app che hai detto posso in alcuni momenti velocizzare se faccio un tutorial perché non diventi troppo lungo? Eh, brava, sì, questo ho dimenticato di dirlo perché le domande. Eh, sono fantastiche per questo. Se fate un tutorial troppo lungo, assolutamente dovete sì, o velocizzare o tagliare delle parti. eccetera, eccetera. Certo, le app che ho nominato, ma anche molte altre, possono fare questo. Viva Video, per esempio, che Viva Video è. È la mia preferita perché fa tutto su tutti i telefoni. iPhone, Android, ha questo piccolo abbonamento, ma vi assicuro che fa tutto su tutti i telefoni. Ehm, specialmente per queste robe qua. I tutorial si sì, eh, li puoi tagliare i pezzetti inutili, poi velocizzare le parti che devono andare più veloce, eh, poi togliere l'audio solo da alcune parti, alzarle ad altre. Quindi, sì, poi queste robe si imparano, ripeto. Eh, visto che Cristiano mi ha riportato questa, eh, questa osservazione del aiuto, ma io non ce la farò mai, ho paura, è meglio di no, eccetera, eccetera, ha eh, ragione Cristiano, cioè è molto più facile di quello che pensate e attenzione che chi lo farà prenderà vantaggio proprio da chi non lo farà. Cioè, eh, su questo non ci sono storie, perché cos'altro vogliamo fare? Cioè, parliamoci chiaro, cos'altro vogliamo fare? Vogliamo scrivere tutti insieme una lettera a Conte per farci dare tot soldi per quello che perderemo quando riapriremo? Se volete ci mettiamo, la scriviamo tutti quanti, ma io non credo che sarà questo il modo. Il modo deve essere il solito. Il, 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 in realtà, qui l'abbiamo detto tante volte, questo è un acceleratore. È un po' che diciamo si sta andando lì, si sta andando nel posizionarsi, nell'essere particolari, non essere avere un unico messaggio, essere forti in quel messaggio lì, diventare lo specialista, l'esperto, l'abbiamo detto. Adesso saranno ancora più forti perché comunque in qualunque caso, quando riprenderemo, non si tornerà velocissimamente al mondo di prima, non sarà il mondo di prima, sarà un altro mondo, un po' diverso, le persone ricche pretenderanno molto di più e ci saranno sempre, sia prima che dopo il virus, le persone con più ristrettezze avranno più problemi perché sapete quanta gente avrà problemi dopo quelli che dicono quando riapriremo effetto elastico arrivano tutti secondo me non sarà così perché ci sarà un sacco di gente che avrà perso un sacco di soldi e che prima di andare al parrucchiere una volta alla settimana come andava prima comincerà a dire vado una volta al mese è vero che ci saranno quelli che diranno io lì non ci vado perché oddio l'igiene non mi piace oddio, non mi fanno paura lo vedete come si creeranno ancora di più categorie e se tu non ti sei già spostato e non hai usato l'unica cosa che puoi usare in questo momento, i clienti tuoi e clienti degli altri sono a casa. Abbiamo i telefonini, abbiamo la tecnologia, i tablet Possiamo comunicare con loro, dobbiamo farlo adesso. Dovete trovare la forza il coraggio. Sapete quanta gente ci scrive in chat, io, Nicolas, mandiamo gli audio e poi ci dicono "Grazie, eh, ci state di supporto". Ma noi non facciamo nient'altro che quello che facciamo sempre, cioè se ci chiedono come si fa a fare un video, lo faccio, che dici? Io prima del coronavirus dicevo "Certo che lo devi fare, assolutamente". E adesso lo dico uguale. C'è una grande occasione, finalmente Finalmente Nicolas, finalmente nessuno potrà più dirci, vorrei farlo, ma non ho tempo. <ride> e su questa cosa qui, questa, ragazzi, è una roba che non mi, sa, non mi capitava da, da, da non mi è mai capitato, in realtà sempre mi mettono davanti no, 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 bello, bella idea, bravo, ma non ho tempo. Non posso. Ci, ci sto lavorando. Eh, no, ci ci sto, sto lavorando, dammi tempo. Ah, la concentramento, a modo di abbattantuano, concentramento, adesso lo faccio. Eh, aspetta. Capito? questo non ce l'avete più. Allora, domanda ancora, domanda per Cristiano Marco. Cristiano, possiamo usare il WhatsApp marketing gestionale mandando il link dei videoconsigli? No, mi sa che il link non si può ancora, vero? Allora, eh, diciamo che tecnicamente non è un problema, eh, però bisogna costruire dei bot appositi, perché in questo momento i bot che sono presenti all'interno del sistema fanno quelle 16 iniziative, cioè 23, per cui 16 iniziative eh, di cui abbiamo discusso nell'ultimo parrucchieri in azione. Eh, tendenzialmente è costruibile, però il link deve essere dinamico, quindi eh, a questo punto diventa più facile avere. Una, un qualcosa di generico, quindi una directory generica, un, una risorsa generica dove trovare tutti i video. Quindi piuttosto lo mando al mio canale YouTube piuttosto che una risorsa sul web, piuttosto che al singolo video. Ho la, mia, diventa... eh, ho la mia pagina di Facebook oppure Facebook ha anche il link dei video: eh? c'è cioè, facebook.com/slash il nome della tua pagina, slash video sono i video, va nella sezione video. Quindi questo è ipotizzabile. Questo è più ipotizzabile. Ecco, assolutamente potrebbe essere così. Eh, allora, cioè, è abbastanza pubblicare i nostri video dove facciamo vedere ogni cambio look con sottoscritto come scritto poi parlato? No, Laura, ho detto un'altra cosa. Tu che hai già un brand, hai già un marketing, devi continuare a pubblicare foto, a pubblicare video, a sponsorizzarli esattamente come prima. In più, devi prendere il telefonino e devi inquadrarti e devi cominciare a parlare, dare consigli, fare tutorial, tutta roba in più che devi fare e poi sponsorizzare anche questi considerando che tutti compreso i tutorial che adesso non potrai più fare perché li facevi con i clienti ma li hai quelli si sì, li pubblichi li metti eh, e li continui a mettere quindi no tu hai, che hai quello eh, lo devi fare anche ci sono molti dei nostri clienti che hanno posizionamento sulla gestione dei capelli a casa che oggi hanno cominciato a dirmi ah cominciano a fare tutti come noi sì beh Ognuno ha la sua zona, ma voi lo facevate già. Quindi siete già esperte, siete già posizionate su quello e continuate su quello. Quindi in assoluto è una cosa di più. E poi ricordiamoci che i video possono essere anche nella gestione a casa focalizzato sul proprio posizionamento. Perché per esempio se io sono posizionato sulla salute della cute e dei capelli o sono posizionato sul risanare i capelli, ti posso, ti posso magari raccontare e spiegare cosa puoi fare a casa per mantenere la salute dei tuoi capelli, cosa evitare, magari come trattarli, come lavarli e quindi focalizzo sempre su quello che è il mio posizionamento. Ecco, ehm, Barbara mi dà l'opportunità di dare un'altra eh, aggiunta. Eh, tutti dovreste avere un canale di YouTube, no? Perché avete una Gmail e dovreste averlo. Una volta che avete fatto un video per Facebook, che poi lo mettete su Instagram, caricatelo anche su YouTube, è eh? un'operazione di pochi secondi. Ci sono tutorial anche su questo nella riservata: perché? Perché la gente passerà moltissimo tempo su YouTube, tantissimo. E mi raccomando, nei titoli dei video, ricordatevi di mettere due parole essenziali come anche nei titoli degli articoli del blog, ne parleremo. Anche di questo, mettete sempre la parola parrucchieri e la parola e il nome della vostra città dentro i titoli. Perché se qualcuno cerca, vi trova, vengono fuori video e tutta questa visibilità la ne guadagnerete poi anche quando il mondo tornerà normale. E voi avete video: un parrucchiere, quando mette un video, fa 5 visualizzazioni su YouTube, 10, perché nessuno guarda quei video lì. Se non sei un famoso eh, influencer. Eh, di, 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 di tutorial, ma magari in questo periodo farete anche 50 visualizzazioni, 100 visualizzazioni, quindi magari il vostro video verrà correlato, attaccato agli altri, no? E poi aggiungo, eh, dato che stiamo parlando di YouTube, apro una piccola parentesi: guardate che YouTube è lo specchio del posizionamento. Perché quando andate a guardare i canali tematici, tipo eh, non so di quanti, quanti di voi conoscono Bressanini, per esempio. Che è un divulgatore scientifico, bravissimo, che parla su YouTube ed è focalizzato su un determinato argomento, è una grossa audience. Andate a vedere anche altri, altri creator di YouTube, vedrete che chi ha più risultati è proprio quelli sono proprio quelli che sono focalizzati, come può fare anche un parrucchiere già posizionato di per sé. Ok, qui Tiziana mi chiede: scusa, ma che differenza c'è tra un video e un tutorial? Nessuno, un tutorial è un video, o, o puoi fare un tutorial dove puoi parlare, quello cioè, che sto facendo io adesso non è un tutorial, sto facendo un video in cui parlo, un tutorial magari invece dove faccio vedere, ma sempre un video eh? Eh, ok, vediamo se ci sono delle altre domande eh, anche su youtube o questa l'ho letta va bene ragazzi, che dire eh, scusami Nico, scusami Nico eh, secondo me dovremmo fare però un po' di chiarezza sul fatto di lo faccio a casa eh, lo faccio in negozio lo faccio altrove a casa, nessuno ti fa ecco. il negozio No, no, perché sic allora, siccome sono passati diversi messaggi del tipo, ah, io sono andato in negozio, ah, ma in negozio non si può andare, ah, ma ah, io sono andata, mi hanno visto dentro... No, che no. Allora. allora, io, eh, ehm, nel senso, mi lancio in questo tipo di, ehm, come dire, idea, vale a dire, sicuramente i video li puoi fare a casa, quindi eh, certo. non si pone il problema di dover per forza uscire di casa. Detto ciò, detto ciò, la ordinanza dice che il negozio non deve essere aperto al pubblico. Quindi è evidente che non si può fare attività perché eh, è stata data indicazione precisa e, e, e non, non c'è possibilità di interpretazione sul fatto che debba stare chiuso. Questo non ti vieta però di andare in negozio, al di là della scelta di stare a casa che è meglio, e questa rimane l'unica indicazione valida per sempre. Fino a quando non ci sarà nuovo ordine, scusate, che io preferisco stare a casa piuttosto che fare qualsiasi altra cosa. Avrei bisogno di andare in ufficio a prendere qualcosa, mi sono scordato, di... Pe non ci vado, punto, sto a casa. però mh, non è che non puoi andare in negozio, sicuramente. Se vai in negozio, stai chiuso in negozio e ti fai il video, ma non ce n'è una reale necessità. Eh, si può fare tranquillamente a casa per cui tutto quello di cui abbiamo discusso adesso lo fai a casa senza nessun tipo di problema infatti secondo me ha ragione Daniele che dice secondo me in questo momento facendoli a casa hanno più affili ma è vero perché ah, tra l'altro sì, qualcosa fatto a casa voglio che altrimenti uno dice eh, vabbè ma quello lo fai in salone cioè, eh. tutte le cose eh, invece ti faccio vedere che con le stesse cose che hai tu a casa riesco a fare la stessa identica cosa allora, tra l'altro, per questioni di, di formazione, io vi voglio ricordare anche un sacco di altra roba gratuita che abbiamo messo online. A proposito, noi abbiamo il canale di YouTube, il canale YouTube del Claudio De Parrucchieri. Quando siete notte in sonne, ci sono un sacco di contenuti. Tra cui tutte le dirette che abbiamo fatto, non solo in questi giorni, ma quelle che abbiamo fatto nell'ultimo anno. Ci sono tutti i podcast eh, in versione audio, ma su YouTube. Ci sono tutte le micro pillole mie, quelle di Nicolas, estrapolate eh, dagli eventi. C'è un sacco di roba su fa YouTube. In più, vi dico sul podcast: a proposito, se volete mettervi le cuffiette, Spotify o YouTube ci sono tutti i podcast compreso gli audio delle dirette che abbiamo fatto negli ultimi giorni man mano che facciamo la diretta la carichiamo anche lì quindi se avete perso la diretta o avete perso un pezzo volete risentirla eccetera eccetera specialmente quelle più formative magari più sacchierate potete farlo eh, anche lì e poi chiaramente vi dico www.caudio.chieri.it abbiamo fatto questa roba in realtà prima di tutto il blocco però lo terremo ancora per tutto il mese, siamo pronti ad entrare nel club, non si paga niente, lo ripeto, non c'è carta di credito, nulla, si entra, si fa l'account e vi viene fatta la il gruppo di whatsapp che c'è io c'è nicola sui nostri stack vi si dà l'accesso all'area riservata con dentro 300 ore di video divisi in step compreso eh, come si fanno i video le app il posizionamento eccetera eccetera potete usarla tutto il mese come hanno fatto tutti gli altri che ha sempre pagato ma in questo momento siamo in, in, in uno stato di emergenza e quindi abbiamo ognuno ha fatto il suo no? c'è cioè chi ha dato netflix gratis per un mese prime video per un mese gratis abbiamo fatto anche noi quindi l'abbiamo aperto. Vi fate il vostro account. Avete ore e ore di tempo per studiare, e formarvi. E in più avete anche qualcuno che vi assiste. Perché se fate, volete, se non siete sicuri del vostro video, ce lo mandate. Io vi do la risposta. Se non siete sicuri del posizionamento? Niklas vi dà la sua, eh, eccetera, eccetera. Infatti, su questo voglio dire che sono molto fiero dei miei soci del club perché siete bravissimi. Vediamo tutti gli accessi che state facendo nell'area riservata. State studiando come dei matti, quindi cogliamo questa occasione pubblica per dire bravo, appla applauso. Mi faccio un applauso, bens, mi allora, faccio un applauso. applauso. Allora, faccio applauso. Oh, ecco, eccolo qua, un prima, Nicolas, avvisalo prima. Eh. Eh, eh, non te ne puoi uscire con gli applausi così. <ride> 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 bene, bene, bene. Va bene, allora togliamo anche questo. Va bene, ragazzi, ehm, quello che volevo fare per chiudere era pensare all'appuntamento di domani eh, e il tema. Sarebbe figo, eh, devo trovare un modo per fare un sondaggio durante la puntata, oppure magari il giorno prima pubblicare il sondaggio e decidere il prossimo argomento, sì, sì, il prossimo argomento. Ecco, ma magari gli ultimi due minuti, usiamoli così beh, eh, per adesso abbiamo accennato un po' il posizionamento di ieri sera ma Nicolas ne, sicuramente ne parlerà altre volte perché è un tema fondamentale che torna in continuo eh, sicuramente abbiamo, beh, oggi abbiamo parlato dei video vogliamo stare il più possibile ecco su Sull'attualità, eh, quindi non, non cavalcheremo un'onda di, di, di contenuti seguendo uno schema, ma più che altro cercando di fare qualcosa che è più utile in questo momento. Pensavamo che posizionamento e video fossero le prime, cose, le prime due cose da dire, perché se so come posizionarmi anche quando faccio video li faccio meglio, più vantaggio. Eh, e quindi questi sono eh, i due. Magari sicuramente uno dei temi, per quanto mi riguarda saranno le sponsorizzazioni, non so Nicolas Cristiano eh, su quali sono i temi eh, su cui vorreste pensare prima, beh, sia per quello che riguarda Cristiano e Marco c'è sicuramente un tema, questo ve lo suggerisco io, perché visto che il tempo c'è, io ho sempre sentito dire della parola magazzino, che in questo momento anche solo concettualmente ho messo su un software l'idea di sistemare finalmente di calcolare bene quanti hai ah, vero la stella conforto mi ha ricordato una cosa che dovevo ricordarti io e, e che mio padre al mercato il compromesso no l'ho detto delle visualizzazioni gratis l'ho <ride> detto Sara l'ho detto perché ho detto di condividere il video di taggare dei clienti su facebook di mandarlo account campo su messenger quindi di farlo girare proprio prima di sponsorizzarlo, oppure anche di mandarlo a contatti Whatsapp, cioè di fare proprio un po' di divulgazione perché questa volta questa roba qui paga. Però ve lo dico chiaro: eh, dovrete mettere dei soldi, eh. cioè, dovete investire, eh, vi dirò quanto e come. Perché dovete. Non è, questo non è un gioco. Eh. Alla fine eh, quelli che mi diranno: Ah sì, ho fatto due video, poi non li ho sponsorizzati, non so come sono andati, quelli lì. Poi non venite a dirmi ah, adesso come devo fare, perché poi fate così, state fermi, e dite sì e poi vi trovate nella cacca e volete qualcuno che vi dia la formula magica per risollevarvi e qualcuno proverà anche a venderla. Vi dirà vieni in questo corso perché qua vai la formula magica e guarda noi facciamo la, 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 la formazione da sempre perché i corsi non sono delle formule magiche. La magica e farsi un mazzo così, per il resto io formule magiche. E non siamo, siamo, felici, siamo felici che noi da due anni che diciamo che la formazione la regaliamo e siamo felici che adesso anche altre persone stiano regalando la formazione perché è giusto così. Perché quello che diciamo che da due anni che quello che fa effettivamente la differenza è il fare, mettere in pratica le cose e non stare a putenza da Amanda adesso vieni a me. Ecco, siamo felici che il mercato lo stia capendo in questo momento e che in questo momento stia aiutando, che questo è il concetto principale. Detto questo, io direi anche una cosa riguardante gli argomenti. Gli orari li possiamo decidere, ma sull'argomento a me mi verrebbe anche da dire un'altra cosa. Che fretta c'è? Abbiamo dei giorni per poter trattare così tanti argomenti? No, certo, fretta non ne abbiamo. Secondo me no, no, faremo pure delle repliche su determinati discorsi. Quindi. Sì, no, fretta non ne abbiamo. Vabbè, magari, guarda, fate una bella cosa, eh, forse è meglio così. Eh, lo dovevo dire all'inizio, mi sono dimenticato, ma piano piano mi abituerò. Quando aprite una diretta, Facebook vi mette davanti un banner grosso così dove c'è scritto ricevi le notifiche quando andrete in diretta. Quello lì accendetelo tutti, così siete sicuri che tutte le volte che andiamo in diretta, Brunghi, arriva la notifica e lo vedete. Poi noi ci mettiamo d'accordo, facciamo due chiacchiere e decidiamo l'orario della diretta di domani. Fateci sapere poi magari nei commenti, scriveteci in privato, se venite nel club, anche i soci che sono... Eh, scriveteci qual è l'orario preferito, magari preferite... Eh, un certo orario, scriveteci quando Così. tanto abbiamo tutta la giornata a parte la mattina che io non posso perché faccio le consulenze e eh, quelle le continuerò a fare eh, con i miei clienti che stiamo preparando per, ehm, per le comunicazioni ma da pomeriggio in poi eh, l'orario vale. Questo delle tre ragazzi com'è stato come orario? Bello no? Mi è piaciuta e mi è piaciuto perché c'è la luce del sole, non mi sento un vampiro. So che anche questo... secondo me è buono. Sì, sì, sì. Quando finisco di lettere non devo andare a letto, cioè già è già una cosa bellissima. <ride> Presidente, allora lei ho visto sì. che ha seguito con molta attenzione perché, diciamo la verità, tra noi quattro lei sì. è l'unico che non fa video lavorativi perché se no li fa, io li, o li fa anche lei. Ma guarda, io ci stavo pensando. <ride> diciamo che sono, sono famoso per le parole che riesco a dire al minuto, one to one con le persone. Mi hanno tolto il mio interlocutore, quindi mi toccherà imparare a fare oh, i video. È quello, che, è quello che volevo dire. A questo punto, anche tu, magari, visto che sei forzatamente a casa, mentre di solito giri per l'Italia in continuo, parlando con le persone, questa ora può servire anche a te per cominciare anche tu a fare i video e quindi eh, anche, Bo, anche Marco i video eh, sulla pagina di Bob in realtà sarà... io sono qua per imparare oggi di conseguenza adesso mi applicherò eh, bene comunque le 15 hanno una grande popolarità in mezzo a... anzi c'è cioè, la Lara che dice è meglio delle 21 quindi le 15 qui <ride> stai tirando l'acqua al tuo mulino, però Nicola no, diciamo però che... che no ha ragione ragazzi Beh, voi ditecelo se preferite le 15 noi facciamo alle 15. alle 15 per me è un bel orario potremmo fare anche tutti i giorni alle 15 a me non, no, per me non è un problema eh. anche e... secondo me le 15 è un buon orario sai così Beh, alle 16 se... si fa il tè e via esatto. va, bene. va bene intanto, intanto prendiamo tutti i feedback ecco eh, eh, lo ridico poi lo scriverò in un post anche sugli argomenti no? noi abbiamo messo un post un post che gira è sponsorizzato con tutti i temi alcuni poi chiaramente ci sarà puntate con, anche con Stefano Zampieri dove parleremo di collaboratori, però fateci proposte su temi, perché vogliamo, anche perché magari qual, per qualcuno il marketing fatto così è una novità, quindi cominciano a fare per le prime volte e vi vengono dei dubbi che dovete sciogliere in questo momento, e allora magari queste dirette vi possono essere utili. Comunque diciamo che probabilmente andremo in diretta domani pomeriggio alle tre, vi informeremo il più possibile, il tema adesso lo decideremo. Va bene? Fantastico. Allora, ha ah, no, giudicato signore Aspe aspetta, aspetta. Eh, non... no non ce l'ho io Il ding ding ding. ah sì, aspetta un applauso dai Scusate, va bene. Ecco, devo giocare anche con queste cose bene a giudicato per le tre, eh, per le tre. Cioè, avete tutti un generatore sì. di suoni, lo voglio dire. Sì, parliamo allora, sempre è... di tutti i suoni. Se Vi dico, sono in privato, ti mandiamo il link. Ciao, ciao Marco. Ciao ciao. ciao, ciao, ciao. Mettiamo questa, Ok. ciao, ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. ciao.